A Valle Crosa l'associazione Betel ha presentato alle associazioni del territorio tre nuovi progetti: Mamme in cammino, sostegno alla famiglia e adotto un anziano. Allora, l'occasione è per presentare dei progetti che ha partorito l'associazione Betel, progetto Mamma per prevenire l'abbandono del minore, e quindi diciamo per le mamme in stato di gravidanza e quelle che hanno appena partorito, che sono in difficoltà psicologica. Quindi attraverso i soci della nostra associazione, come la dottoressa Serra, che è la psicologa dell'associazione, che si predispone per sostenere la mamma in questa fase delicata della sua vita, proprio per prevenire che il neonato venga abbandonato. E oltre questa parte appunto psicologica, viene anche sopperito un fabbisogno di tipo primario, quale può essere per il bambino la mancanza di cibo, a cui la mamma non può eventualmente provvedere. Quindi attraverso le raccolte che noi facciamo, farmaceutiche o alimentari, provvediamo ai beni di prima necessità del bambino, quali possono essere i pannolini, il latte, gli omogenizzati, tutto quello che il neonato ha necessità nella sua prima infanzia. L'altro progetto è per le famiglie, al quale già provvediamo da quando l'associazione Betel è nata, però vogliamo andare più diciamo nel profondo, nel senso non solo di portare i beni di prima necessità, quindi semplicemente il pacco alimentare, ma farci carico di tutte le necessità che la famiglia ha, e quindi entrare proprio nella famiglia e verificare le necessità di questa famiglia, anche se ci sono dei minori, le difficoltà anche possono essere a livello scolastico, quindi diciamo a 360 gradi occuparci della famiglia. Il terzo progetto è mirato all'anziano, quindi per contrastare l'abbandono dell'anziano, che purtroppo oggi diciamo che è molto presente nella nostra società, quindi l'anziano che solo non ha figli, non ha parenti e quindi è isolato all'interno delle mura domestiche. Noi con questo progetto, attraverso i volontari, attraverso i soci dell'associazione, provvediamo anche i beni di prima necessità, anche per quanto riguarda questo progetto, ma il fare compagnia all'anziano durante la settimana, farlo interagire per far sì che rimanga sempre attivo e non emarginato. Questi sono i tre progetti che l'associazione Betel presenterà al comune di Valle Crosia, con il quale collabora, e che comunque sono progetti ai quali i volontari, chiunque volesse partecipare come volontario, è benvenuto, perché più persone abbiamo e più famiglie possono essere sostenute. Associazioni che si occupano diciamo di problemi specifici come solitudine, povertà, donne diciamo da sole in gravidanza eccetera. Mi è piaciuta l'idea di riunire e riprovare a far ripartire un po' la consulta della famiglia, in modo da creare una rete di aiuto un po' per tutte le persone che sono in difficoltà. Quando l'associazione Betel mi ha presentato come assessore alle politiche sociali questi tre progetti, ho pensato appunto di orientare la presentazione, come ho detto, a queste associazioni del territorio. Mi sembrava giusto dare un valore al progetto, ma soprattutto la conoscenza più allargata, che non fosse solo un'informazione per i nostri servizi sociali, ma che fosse a disposizione anche delle parrocchie, piuttosto che dell'associazione del Centro Famiglie di Sanremo e Bordighera, piuttosto che dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri in Pensione, del Centro Anziani. Insomma, un po' allargata l'informazione per far riprendere quel senso di comunità che avevamo qualche anno fa, che poi il Covid ha fatto sì che venisse tutto annullato e poi la partenza è stata difficile. Adesso mi sembra che siamo in una condizione di far ripartire tutto, per cui ci diamo appuntamento entro la fine di giugno per proprio far ripartire la consulta della famiglia, perché Valle Crosia, il brand è proprio Città della Famiglia, per cui con l'assessore Ierace dovremmo prenderci proprio davanti a tutti questo impegno. È stato veramente un incontro interessante, la famiglia continua anche con le opere che si fanno in città, però è ora che riparta anche la consulta della famiglia. Oggi in questa riunione ci sono le basi per una buona ripartenza e ci siamo dati un appuntamento prima di fine mese per rivederci, quindi sono particolarmente contento di questa riunione, di questa presentazione di questo progetto interessantissimo della Betel.